A fare il video per il Tell the Owl, l'argomento 5, la divinazione. Cercherò di essere il più breve possibile perché in realtà, siccome non ho potuto programmarmi questo video con delle cose interessanti da dirvi in merito alla storia o a chissà come io possa aver imparato determinati tipi di strumenti, ho deciso di farvene vedere alcuni che io nel corso della mia esperienza di questi quasi 11 anni di pratica ho comunque almeno utilizzato una volta. E sperando che vi possa essere divertente e curioso per quanto riguarda almeno alcuni tipi di strumenti. Iniziamo sicuramente con quello che io utilizzo di più. Diciamo anche che io non sono molto pro divinazione, perché non amo molto scoprire il futuro per quanto mi riguarda. Mi piace molto leggerlo ed essere d'aiuto in questo per gli altri, però non mi piace autoleggermelo o farmelo leggere, proprio perché preferisco vivermi la vita senza essere influenzato, senza essere consapevoli di qualcosa che mi potrebbe succedere, sia nel bene che nel male. E purtroppo fare divinazione su se stessi o farsela fare, presuppone anche questo risvolto. Questo è il motivo per cui, in primo luogo vi dirò che, quando io ho iniziato la mia pratica, appunto, una decina, 11 anni fa, ero molto attratta dall'utilizzo dei tarocchi, ovviamente. Avevo anche imparato un pochino a leggerli, soprattutto cercando di far sì che le carte mi parlassero da soli più che usare un manuale di riferimento. Magari usavo dei piccoli schemi, tipo quelli che si trovano anche sulle riviste, tipo quando escono in regalo i tarocchi, insomma, queste cose qua. E un po' con l'aiuto di una persona che mi aveva aiutato un po' a imparare a leggerli. Usavamo dei tarocchi marsigliesi e niente, all'inizio diciamo che alcune cose mi sono un po' rimaste di quello che mi è stato insegnato, però non è uno strumento che io utilizzo molto spesso proprio perché intanto non l'ho finito di studiare, quindi non sono in grado di leggere i tarocchi senza consultare nessun manuale, semplicemente così. E poi soprattutto perché trovo che i tarocchi siano un po' abbastanza estremisti nelle loro risposte e anche abbastanza brutali, nel senso che se hanno qualcosa da dirti te lo dicono senza mettere avanti un consiglio, senza metterti un avanti, fai attenzione perché potrebbe. Perciò non è sicuramente lo strumento che prediligo. Ovviamente comunque lo possiedo. Il mazzo con cui io di solito leggo le carte se mi capita o mi leggo le carte se capita è questo qui. Questo qui, che non mi ricordo mai che mazzo è. Pensate quanto sono esperta nella lettura dei tarocchi. E di solito il gioco che faccio con i tarocchi è quello di estrarre sette carte che sono, perché è quello che mi hanno insegnato, anche se ne esistono migliaia, è quello con cui io continuo a trovarmi meglio, perché è quello che io alla fine ho utilizzato fin dal primo momento con cui mi sono approcciata, a cui mi... vabbè. Dal primo momento che ho iniziato a utilizzare cioè questo metodo di divinazione. E appunto sono la progressione della situazione in sette carte. È capitato che io mi sia fatta leggere le carte, soprattutto da una persona che non sento quasi più da un anno, comunque avevo un amico su internet a cui ero molto legata, che era abbastanza bravo a leggere i tarocchi, quindi se proprio avevo bisogno di maggiori chiarimenti mi riferivo a lui, ma sempre per questioni che mi insomma toccavano da vicino, ma che non mi sentivo così tanto coinvolta emotivamente che potevo comunque reggere qualsiasi tipo di responso. Ogni tanto i tarocchi li utilizzo anche sull'altare come per la loro simbologia e di solito uso queste carte qua dei marsigliesi, che sono solo gli arcani maggiori. Come se vi ricordate anche nel video nella Nanta vi ho fatto vedere che avevo alcuni arcani maggiori dentro la Nanta perché rappresentavano cose che potevano tornarmi utili. Oltre a questo, nonostante io appunto non sia una lettrice di tarocchi, assolutamente, quindi non me ne intende, non starò qui a parlarvi di altro oltre che appunto il gioco che faccio con le sette carte che rivelano man mano la situazione. Ho una collezione di tarocchi che, se vi ricordate, ve l'ho fatta vedere quando ho mostrato la mia biblioteca di strega. È composta da 14 mazzi, se non sbaglio, e ve ne faccio vedere alcune scatole, cioè vi faccio vedere le scatole prettamente, sì, se le vedete. Questi, i tarocchi degli Illuminati, questi che mi piacciono moltissimo, dell'Art Nouveau, perché io sono amo l'Art Nouveau, questi di Crowley.
che mi piacerebbe prima o poi avere il libro, perché questi mi piacerebbe imparare veramente a leggerli, perché trovo che abbiano dei disegni che mi attirano tantissimo. E quelli, infatti, boh, prima o poi lo comprerò il libro, perché tanto non mi pioverà mai dal cielo. Queste, che sono i liguri piemontesi, che dovrebbero piacermi, non li ho neanche mai utilizzati, ho provato. Questi, che sono i tarocchi esoterici, anche questi dovrebbero piacermi, ma anche questi non li ho mai utilizzati. I Casanova, che hanno dei disegni molto piccanti e mi piacciono parecchio come sono disegnati, in particolare mi piace il diavolo. I Bolognesi, la Sibille, tra l'altro potrei provare a mettermi lì a vedere i video fatti sulle Sibille da mia collega, i Fiorentini, i Bosch, che anche questi sono molto belli, gli universali, anche questi sono abbastanza adatti per imparare, credo, per la simbologia, i magenta e i Visconti Sforza, così. E poi il mio preferito della collezione, che sono quegli egizi che vi faccio vedere, che sono dorati. Sono bellissimi questi, mi spiace di non avere nessuna affinità col Pantheon egizio, perché questi sicuramente da utilizzare mi sarebbero piaciuti moltissimo. E questa era la, diciamo, la collezione di tarocchi. Passando oltre il tarocco, invece, vi parlerò dello strumento che io utilizzo maggiormente per la divinazione, che sono le rune. Ovviamente, come hanno già detto i miei colleghi che nei loro video hanno parlato delle rune, le rune non sono soltanto da definirsi uno strumento divinatorio, anzi forse sono l'ultima cosa con cui possono essere definite, però è lo strumento con cui io mi trovo meglio, perché trovo che le rune siano un po' meno estremiste dei tarocchi, diano ancora una sorta di possibilità di scelta, o comunque ti indichino un'alternativa, o ti mettano davanti a una scelta che tu puoi ancora fare per far sì che quella situazione che magari ti stanno indicando prettamente non si verifichi. Ovviamente, se stai immobile, si verificherà. I set li ho sempre, cioè le rune che uso di solito sono sempre fatte da me. Mi piacerebbe comprare anche un set di quelli fatti su cristallo, però forse non mi troverei bene. Quelle che io uso da 10 anni sono queste, più Lisa, questa. Non si vede più. Vabbè. Sono rune fatte su dischetti di pasta al sale mischiati con erbe propizie per la divinazione e colorate con dell'acquerello rosso mischiato a qualche goccia del mio sangue, come dicevo anche nel mio primissimo video del canale, quello sulle rune, sul sultar, perché è orribile video, vorrei cancellarlo a volte perché veramente fa ridere i polli, per carità dell'amor di Dio. E quindi questo è il set che uso di più. Ne avevo fatto un altro che mi piace molto perché è un po' più elaborato. Tipo, vi faccio vedere solo una runa, ha il contorno marrone, la runa un po' più rossa. Anche questo è fatto sempre su pasta al sale con le erbe mischiate nell'impasto per la divinazione. Non ho utilizzato il mio sangue perché inizialmente non era un set che avevo fatto per me, quella persona che mi aveva incaricato il fallo non l'ha più comprato. E in ogni caso è stato usato del sangue di drago insieme alla pittura per dipingere le lettere. Oltre a quelle su dischetto, negli ultimi mesi ho anche fatto un mazzo di carte di rune, e non è comprato, è un mazzo fatto, ho preso un mazzo da internet che avesse tutte le carte e che mi piacesse, perché in realtà ne esiste un altro che è con le rune con gli elfi, con delle creature del genere. Penso che farò anche quello su carta appena avrò un attimo di tempo. Quelli in vendita non mi piacciono molto, tipo quello che c'è in dotazione con l'oracolo delle rune, che forse prima o poi comprerò, non mi fa impazzire, perciò non mi sono mai decisa a comprarlo, perché costa comunque 20 euro, credo. E mi piace abbastanza quello che è in dotazione col libro della Ravenwolf, e non mi ricordo, Ravenwolf, e non mi ricordo chi altro. Però insomma mi sembra che il libro ci sia in inglese, quindi a maggior ragione non lo compro. E niente, tra tutti i tarocchi cioè, tra tutte le carte di rune che avevo visto fino
a quel momento, questo era quello che mi era piaciuto di più. Adesso non so, vi potrei far vedere tipo questa, che è il lupo, oppure tipo questa, che c'ha i cavalli, questa c'ha la rubato i cuccioli, questa c'ha due persone che si baciano, vabbè, e via dicendo, questa c'ha l'alce, questa c'ha il serpente, niente, ok. E niente, le ho stampate, le ho incollate su del cartoncino e poi le ho sigillate con del flapping in modo che non si rovinassero e le ho usate solo 2 o 3 volte, però in realtà io mi trovo meglio con gli stecchi. Il gioco che faccio solitamente con le rune è quello di estrarne 3, 4, 5, dove le prime tre sono presente in passato, presente e futuro, la quarta è il consiglio che ti aspetti di ricevere e la quinta è cosa potrebbe succedere. Di solito è il gioco che uso anche per fare divinazioni per altre persone e al massimo estraggo solo 3 rune per avere la situazione passato, presente e futuro. Solitamente quando non faccio prettamente però divinazione estraggo solo una runa, poiché appunto come sicuramente avranno già detto gli altri, le rune sono molto di più che un semplice metodo divinatorio, sono porte di conoscenza tutte insieme. In ordine fanno un percorso spirituale con degli insegnamenti molto più profondi che il semplice significato che si può trovare per la semplice divinazione. Appunto, sotto anche un po' suggerimento di Runemal, che per ora per me è il miglior libro che in italiano esista. Estraggo ogni tanto una runa perché questa sia, diciamo, un indirizzo di insegnamento, vuoi del fato, vuoi divino, o di appunto comunicazione con il divino, su quello che io dovrei fare per me stessa, su cosa dovrei lavorare. E fino adesso, da quando ho iniziato, diciamo, questa parte di lavoro, non è che ogni giorno estraggo una runa perché sarebbe un po' difficile, ne ho estratto tipo due. E ci ha azzeccato perché era una cosa che oltretutto io mi aspettavo di dover fare per il mio lavoro su me stessa e attraverso la divinità maschile quale Odino. Però appunto questo ha poco a che fare con la divinazione in sé, nel senso che così. Un altro strumento che utilizzo ogni tanto è il pendolo per risposte molto facili come sì e no, forse no, sì e no. Per esempio su cose tipo entro questa settimana vedrò quella persona, tornerà quella persona, passerò l'esame, ho un problema con tizio, ho un problema di questo tipo, dove il pendolo possa rispondere se no. I puristi di radiestesia dicono che non è possibile utilizzare il pendolo per la divinazione, così come per le attività spiritiche. Chi fa spiritismo col pendolo storce un po' il naso alla prospettiva che il pendolo possa essere uno strumento divinatorio, poiché captando anche altre cose e essendo un mezzo per comunicare a volte con gli spiriti potrebbe essere appunto influenzato da questi piuttosto che da se stessi. Io appunto lo uso per cose veramente molto semplici dove qualora anche si sbagli non succede assolutamente nulla, oppure per la consultazione di tavole rabdomantiche come quelle che si trovano nei mondi del pendolo che vi ho già suggerito ampiamente in passato. Prima utilizzavo quello in quarzo ialino, adesso tendo ad utilizzare solo questo in ametista che mi hanno regalato, con cui non mi trovo benissimo, quindi vorrei prendermene prima o poi un altro. Ne sogno uno in opalino col taglio triangolare classico come quello che ho in ialino, proprio per differenziare l'utilizzo di un pendolo usato per un tipo di lavoro o da un altro. Vi ricordate quando vi avevo fatto vedere la divinazione non convenzionale, quella con gli spilli, che io ovviamente non utilizzo perché non li so molto interpretare? Bene, siccome quello era un concorso che era stato indetto da Strega della Terra e gli Anwes, e siccome ho partecipato solo io purtroppo, il premio me lo sono beccato io, e non perché siamo migliori amiche. Comunque il premio consisteva in un set di divinazione non convenzionale, che è appunto questo, tipo ci sono delle pietrine con dei simboli, ve ne faccio vedere solo alcuni, correlato a
un libricino dove ci sono scritte ogni simbolo, cosa rappresenta sia dritto che a rovescio. Io l'ho usata 2 o 3 volte ed è stata carina perché ci ho preso, insomma, ci ho molto preso e boom, quindi ogni tanto anche questa per cose molto semplici la utilizzo. Poi, altre cose che utilizzo veramente di rado, molto semplici, che mi sarebbe comunque piaciuto di chiacchierarne anche con voi, c'è sicuramente la lettura dei fondi di caffè, proprio di quelli della moka, nel senso che si prende la moka, si svita e dove c'è il filtro col caffè si svuota il caffè nella spazzatura e poi si fa girare 3 volte il filtro. E poi si guarda, a seconda di dove è rimasto di più grumi di caffè, si può avere un'interpretazione molto, molto veloce e molto carina. Per esempio, se c'è più caffè verso nord, la fortuna è in arrivo. Se c'è più caffè verso est, ci sono degli ostacoli, ma verranno superati brillantemente. Questo verso est, verso ovest. Ci sono delle decisioni importanti da dover prendere, verso sud la situazione non è favorevole, bisogna impegnarsi per cambiarla, se invece rimane verso il centro ci sono sorprese in arrivo. Solitamente io non eseguo mai divinazioni con le candele, ma ne esistono di molto semplici anche di questo tipo da fare con giochi di 3 candele. Esistono poi bastoncini di legno più o meno corti, anche quelli da estrarre. Io i metodi divinatori ne so parecchi, ne ho so alcuni molto semplici e carini. Una divinazione che mi riesce particolarmente bene, che quindi non tendo mai a fare perché la trovo abbastanza troppo veritiera e traumatica, è quella della cera con l'acqua, quindi buttando della cera di una candela in un recipiente d'acqua. L'ho fatta 2 o 3 volte massimo, e tutte 2 o 3 le volte, forse perché l'acqua è il mio elemento, non lo so, ci ho preso, le sensazioni che mi ha trasmesso sono state abbastanza forti e devastanti, le situazioni che io ho sentito a livello di sensazioni purtroppo si sono anche avverate e non sono mai state cose belle, quindi tendo a non replicarmi più, benché la curiosità di dire forse con quel mezzo lì io potrei essere veramente brava, lascio perdere, perché è stato veramente più di una volta abbastanza devastante e deleterio, quindi mi spaventa molto come divinazione. In ultimo vi faccio vedere quella delle sacre ossa che io però non utilizzo mai, però era molto carina, l'ho trovata per la prima volta sul tempio di Baudo, no, la bottega di Baudo, quel famoso sito di cui vi avevo parlato già nel Fai da te pagano, e poi l'avevo ritrovata su un libro della Ravenwolf, il calderone magico. Comunque, ci sono dei bastoncini con i simboli di pianeti, ma non solo, aspettate che trovo la pagina su un quadernino dove ho diverse divinazioni. Ecco, per esempio c'è questa che è Chirone, la spirale che rappresenta il consultante, il sole, vabbè non si vedono bene, Urano, eccetera. Comunque ci sono tutti questi bastoncini con la Luna, il Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone, Cerere, Pallade, Giunone, Vesta, Chirone, Retrogrado, Mistero, Consultante e noi stessi, e vanno lanciati su un tabellone circolare fatto con 12 case. Io l'ho fatto su pelle, 12 case che rappresentano il sé, la proprietà, i contatti, contanti, la famiglia, i piaceri, il servizio, le associazioni, la morte e la trasformazione, il sé superiore, la carriera, le amicizie e i segreti nascosti. Non ho mai capito come funzionasse questo metodo divinatorio, nel senso che non ho mai trovato la spiegazione di questo metodo divinatorio. In ogni caso vanno lanciati gli astuccini qua sopra e poi va interpretato a seconda delle case e ovviamente i pianeti che cosa rappresentano qualcosa, cioè bisogna essere molto intuitivi, non è che non so come si faccia, molto intuitivi. Dall'altra parte di questo quadrante ne ho un altro con, questa è la parte dritta, no, scusate, con un pentacolo dove c'è il Sole, la Luna, Venere, Marte e dall'altra parte Giove, è un occhio simile a quello che si trova negli AMSA, insomma. E su di questo quadrante si tira un fassolino,
Io 10 anni fa, quando ho fatto questo quadrante, ho conosciuto questa divinazione, c'era questo, cioè ho trovato questo con questo cerchio in mezzo che mi sembrava carinissimo, oppure questo qua azzurro, ne lancio uno dei due in sostanza, e questo è sempre fatto per avere scorcio su qualche situazione molto, molto semplice, perché se il sassolino cade dove c'è il triangolo alto del sole, quello che, in cui speriamo si avvererà. Se cade nel quadrante di sinistra, dove c'è Venere, bisogna fidarsi del proprio intuito. Se cade nel quadrante sotto a sinistra, dove c'è Giove, bisogna dare una mano alla sorte. Se cade nel quadrante dove c'è Marte, quello in cui speriamo non si avvererà facilmente. Se cade nel quadrante a destra, in alto, della Luna, bisogna avere fiducia in noi stessi. Se cade al centro dove c'è l'occhio, vuol dire che la situazione è incerta e tutto dipende ancora da cosa faremo noi e da cosa faranno gli altri. Se il sassolino cade fuori da uno di questi triangoli del pentacolo o non cade al centro, bisogna ritirarlo. Ed è questa era un'altra cosa carina, insomma, che potete anche farvi se vi piace, con cui potete lavorare. Io credo di aver detto praticamente tutto quello che volevo dire. Io come cliente ho un'esperienza molto misera, nel senso che appunto mi facevo leggere ogni tanto le carte dalla persona che all'inizio mi aveva insegnato un po' a usarle, da questo mio amico a distanza, e ogni tanto può capitare con altri metodi divinatori, come per esempio carte sciamaniche con gli animali, queste cose qua, da altre persone che le sanno leggere. Ma come ho detto, non ho una gran... non provo un gran divertimento a conoscere il mio futuro. Questo mi impedisce di diventare forse veramente brava con qualsiasi strumento, anche se con le rune sono abbastanza brava, nel senso che ci ho sempre azzeccato per le persone per cui le ho lette, anche a distanza, anche conoscendo praticamente nulla della situazione, quindi non potendo essere più di tanto influenzata. Diciamo che riesco anche attraverso sicuramente la consultazione ancora di testi, ma a capire quella runa quando esce per quella persona che valore ha al di là del simbolo o della simbologia universale. La divinazione in sé mi piace, proprio quella luna là che vi avevo raccontato, di quella divinazione africana con la ciotola di legno, quei simboli su cui bisognava gettare del grano. Ho delle lische di pesce, io e Strega della Terra l'abbiamo proprio fatta per quella luna lì, e anche lì forse perché c'era l'acqua di mezzo, io non lo so, ma i responsi sono stati abbastanza chiari e non tanto carini. Niente, però, boh, appunto, in sostanza, non avendo piacere di conoscere il mio futuro, non sono mai riuscita a sviluppare bene questa capacità di conoscenza o di studio, proprio perché non è che posso chiedere alla gente di farsi leggere qualcosa di continuo, perciò avrei dovuto comunque studiarlo soprattutto nella pratica, perché io sono sempre dell'idea che la pratica faccia l'80%, no, magari l'80 no, ma il 70% dello studio di qualsiasi cosa. Ebbene, con questo ho finito questo video tag, faccio magari che fare anche subito l'altro successivo, così me li levo e poi posso concentrarmi sulle cose della mia vita. Ciao a tutti!